questo nuovissimo video, oggi siamo qua su Rise of the Tomb Raider. Ok, allora vediamo un po' in giro. L'ultima volta abbiamo visto dove si trova la città di Kitesh e abbiamo anche visto che Jacob in realtà sapeva dove si trova appunto questa città perduta, però non ce l'ha mai detto. Comunque intanto là vedo appunto una cassa, è quello che dobbiamo fare. Ok, e c'è qualcos'altro che possiamo fare? Lassù dobbiamo andare, qua c'è qualcosa, bene bene. Ok, Lara, rispondimi, l'ultima volta che ti ho vista eri... Lara, dimmi che non sei morta. Dopo la valanga ho sentito qualcosa, un eco in lontananza, ma non sono sicuro che fosse la tua voce. Sono sicuro di averla sentita, so che sei sopravvissuta, almeno alla valanga. Da allora non ho più sentito niente, ma continuerò a provare. Lo so che mi hai detto di andarmene, di nascondermi in un posto sicuro, ma credevi davvero che ti avrei lasciata qui? Mi conosci, sai che non l'avrei mai fatto. Una trasmissione radio intercettata di Jonah. La Trinità deve averlo tenuto d'occhio mentre mi seguiva nella valle. Ai ai ai, che cattivaria pura. Ok, volevo un attimo vedere. Ok, ah, qui c'è qualcosa. Niente. Là non si può andare. Va bene, allora, infatti apriamo quella cassa che in realtà ci dice è proprio quello che dobbiamo fare in effetti. Perché se vi ricordate, nello scorso episodio, alla fine dello scorso episodio, mi sembra che Sofia ci aveva detto controlla la cassa che ci sono dei materiali buoni. Quindi direi di farlo senza indugio, anche perché... Il salvataggio, introduciti nella base scientifica, perché dobbiamo andare appunto a salvare Jonah. Frecce d'arrampicata a punta larga. Le frecce d'arrampicata possono conficcarsi nel legno morbido ed essere utilizzato per gli spostamenti. Prima di scoccare, tieni premuto retti per caricare al massimo. Ok, com'era? Ah no, scusa, infatti. Così. Oh, ok. Credo che ne dobbiamo mettere anche un'altra. Afferra le frecce d'arrampicata gialle per spostarti da un posto all'altro. Ok, e dobbiamo soltanto provare, ci arriviamo? Sì, ok. E dobbiamo di qui, ok. Beh, mi sembrano abbastanza comode. Ok. Ancora propaganda, ma cosa? Cioè, che significa? Ah, ok, comunque alla fine dobbiamo andare lì, là, e dobbiamo andare... No, no! Cos'è successo? Cos'è successo? Vabbè... Non lo so ragazzi, ritorniamo su magari Lara. Ok, e andiamo. Non era caduta a caso. Ok, non mi sembra ci sia niente di particolare che comunque dobbiamo fare. Quindi proseguiamo, andiamo a salvare Jonah. Che è la missione più importante da fare in questo momento. Ok, ok. Ha fatto tutto da sola, bene, meglio così. Ok. Siamo giù. Allora, come sembra che una volta si... Ah ok, siamo tornati al punto. Cioè comunque qua ci siamo passati, me lo ricordo. Di qua in teoria potremmo scendere. Esatto. Magari se poi ci servirà qualcosa in futuro potremmo tornare. Non lo so. Può darsi che ci saranno questa occasione. Ok, allora qui c'è del legno morbido, abbiamo visto. Ma possiamo passare anche di qua. Dobbiamo andare lì. Vabbè, visto che è una cosa nuova e ce l'hanno messa, a questo punto utilizziamola. Sta arrivando la tempesta. Sta arrivando la tempesta, oh caspiterina. Ok, andiamo. Infatti si vede. Oddio, oh, ci arriviamo, sì, ok. Oh, l'ho vista tipo malissimo la rama. Ok. Vediamo intanto se c'è qualcosa di buono che magari ci interessa. O cose del genere, ok. Lì c'è un albero. Ah, pensavo che era una cosa da ascoltare. Quindi niente, comunque veramente ha ragione Lara, la tempesta si sta alzando parecchio. Questo non lo possiamo rivedere, mi sa, no. Ok, oddio. Non mi ricordo, mi sembra che una volta... qua c'erano dei tizi, no? E qui mi sembra che c'era l'emporio.
Sì, mi sa che questo era l'empolio, credo. Questa l'abbiamo vista, sì, e qua? Che cos'è? Ah! Ok. Cattura la bandiera, rimuove tutte le bandiere sovietiche. Non so se serva a qualcosa, ma va bene, qui non c'è niente. E mi sa che dobbiamo andare lì su, esatto, anche perché appunto abbiamo questo malemporio, diciamo, c'è ancora quel tizio? Eccoti di nuovo. Ancora c'è? Ok. Hello! Altro ne abbiamo 105 però, buono. Completo comando. Un completo composto da canottiera nera, pantaloni mimetici e attrezzatura tattica. Puoi cambiare completo e cambi base. Mi sa che ce l'avevo comunque. Mirino laser per il fucile. Lanciagranate per il fucile. Ah, forse questo poteva esserci utile, ma. Beh, comunque abbiamo la freccia. Risalitore. Buono. Potrebbe essere silenziatore per la pistola. Beh, questo non ci arriviamo. Ma forse, visto che questi due costano poco, siamo 25, io lo comprerei. Silenziatore per, oddio, silenziatore per la pistola lo prenderei e prenderei anche il risalitore. L'abbiamo preso, e ok. Gli accessori per armi sono elementi equipaggiabili specifici che vengono applicati alle armi per modificare caratteristiche ed effetti. Quando ottieni un determinato accessorio, questo sarà disponibile per tutte le armi della categoria corrispondente. Gli accessori si applicano automaticamente a tutte le armi compatibili. Ok, questo è il risalitore. Oddio, mannaggia, mi sbaglio. Risalitore, e direi di prendere anche quello in modo che non possiamo perdere tempo in nessun caso, visto che non potevamo permetterci lì altre cose. Sì, lo sappiamo che cos'è. Questo lanciagranate appunto non ce lo potevamo permettere. Questo sì, ma il mirino laser non mi interessa. E attrezzo di perfezionamento non ci arriviamo. Quindi niente, io direi di andare a controllare tutte queste cose prima di continuare. Allora, sentiamo un po' intanto le cose di Lara. Credo che sappia che nel poco tempo che ha trascorso con te ti ha amata infinitamente. Eravamo una famiglia molto felice e quando l'abbiamo persa mi sono sentito distrutto. Lo sono ancora. Spero un giorno di trovare delle risposte che possano placare questo dolore. Per me è troppo tardi, ma per altri forse no. Sto divagando. Non avrei dovuto bere quel bicchierino prima di andare a letto. Sogni d'oro, tesoro. Hai fatto tutto questo per lei. Tutte quelle risposte che cercavi sul senso della vita. O era solo un pretesto? Forse te la ricordavo troppo. Dio mio, Lara. Stai parlando a un fantasma di un altro fantasma. Forse ti serve un bicchierino. Ok. Allora, adrenalina. Schivata. Forse è utile, forse anche questo. Cura efficace. Vediamo anche un po'. In realtà, la sopravvivenza mi interessa di più. Questo, scalata. Premendo mentre salti. Mentre salti, puoi conficcare frecce da mano. Bene, e questo allora può esserci utile. Allora, mi sa che il computo da comando non ce l'avevamo. Quindi, visto che ci mancano 50 monete, io direi di approfittarci, magari ci dà qualcosa di utile. Ecco appunto, 50 su 50, aspettate. Completo composto da canottiera, puoi cambiare. Ah no. Ok, allora noi intanto lo prendiamo, tanto solo questo credo sia l'emporio. E non abbiamo altre cose, comunque adesso abbiamo zero monete e non credo ci servi, non ci servono in altre occasioni. Quindi vorrei un attimo andare appunto a vedere i completi da comando, dov'è? Eccolo qua. Riduce il tempo di attesa per la rigenerazione della salute dopo aver subito danni. Oh, sì, ma insomma, credo che lei sta arrivando la tempesta e magari morirà. Cioè. Questo non mi interessava anche comunque. L'uso di proiettili e cartucce a volte non riduce il numero delle munizioni, anche se è a volte, però a volte potrebbe appunto aiutarci. E è una cosa che potrebbe essere utile. Questa la qualità di danni in mischia, ma non è che ci possa importare tanto, secondo me. Quindi io direi di tenerci questo per il momento, anche se magari possiamo utilizzare molto spesso l'arco, ma se le cose si faranno difficili, allora potremmo utilizzare questo. Avevo visto che qui mi sa con Y, sì, ok, possiamo, quindi facciamo così, boom, ok, possiamo sprecare meno tempo, che è una cosa buona.
Ok, qui intanto vedo una cassa, ma c'è qualcos'altro in giro, non mi sembra. Oddio. Però mi sa che avevo visto qualcosa di qua. Sì, eccolo. Ho visto qualcosa di piccolo, ho detto che cos'è? Andiamo a vedere. Non so se mi senti, Lara, ma io continuerò a provare. Sta succedendo qualcosa qui. Sono salito su un albero per avere una visuale migliore della valle. Si vedono vecchi edifici e strani movimenti. Sembra che abbiano degli elicotteri e stiano caricando tutto l'equipaggiamento possibile. Devono essere quelli della Trinità. È la sola spiegazione. Alla fine ci hanno battuto sul tempo, eh? Li ho osservati per qualche ora e ho fatto attenzione ai loro pattugliamenti. Se calcolo bene i tempi, dovrei riuscire a passare. Tu sei stata sempre molto più brava di me in questo. Se sei là fuori e mi senti, ti prego, stai attenta. È riuscita ad arrivare fino alla base. Avrei dovuto aspettarmelo. Abbi cura di te, Zora. E infatti stiamo andando proprio a prenderlo. In teoria, giusto? Oh, ok. Oh mio Dio, poverino. Qui c'è un altro. Oh, uno zaino però. Ok, evidentemente forse questa è una zona appunto di tempesta, magari ci sono spesso delle tempeste e la gente muore. Oh. E la gente muore magari. Può darsi, in realtà volevo andare a vedere qui. No, non c'è niente, ok. Probabilmente è questo che succede spesso. Qui c'è un altro cadavere. No, però non posso prendere niente. Ok, è un po' lenta tra la neve, è ovvio, però un po' di velocità su. Ok, comunque abbiamo trovato una caverna, quindi sempre meglio di niente. Ok. Ci possiamo riposare qui. Mi dispiace per Giona, magari sta veramente male. Non avrei mai dovuto dubitare di te. Non ero al tuo fianco quando avevi bisogno. Mi dispiace. Dimostrerò a tutti che hai sempre avuto ragione. Che cercavi la verità. Che non erano favole. Sistemerò le cose, papà. Te lo prometto. Lara, è ora. Giona t'aspetta. Giona. Ecco appunto, si è ricordata di Giona anche se mi sa stava tipo dormendo. Ok. Anche perché credo che abbiamo fatto bene, perché forse questo può proteggerla molto, anche perché ha anche il cappello. Mi sa che la tempesta è passata. Perché fa così? C'è qualcuno per caso? Cavolo, mai andarsene allora. Non voglio cadere in cose brutte. Quindi se c'è gente continuiamo, anche perché poi quello se lo vedrà all'emporio, non importa niente. Ok, qui c'è questo qua del rampino, ok. Anche se potevamo passare anche sotto, ma è più bello col rampino, cioè è fantastico. Ok, anche perché può darsi c'è qualcosa sotto. Voglio dare un'occhiata. No? Ok, mi sa che da qua non possiamo, ma possiamo fare così. Attenzione, ok. Ok, quindi questa è soltanto, diciamo, una zona di passaggio, non c'è niente di particolare né sopra e né sotto. Quindi va bene. Faccio così, almeno facciamo prima. Infatti non c'è. Credo e spero che non ci siamo persi in niente per il momento. Comunque andiamo. Anche qui. Cioè, sono soltanto zone di passaggio, dove possiamo decidere dove passare, ma non è un'azione che potrebbe richiedere qualche problemino. Sta piovendo qui. Trovare la Trinità. Segui il sentiero di Sofia fino alla base della Trinità, ok. Andiamo a salvare Giona, va. Che l'abbiamo appena ritrovato e si è messo nei casini di nuovo. Poverino, però. Ma oddio, che paura tremenda. Giona deve essere lassù da qualche parte. Dobbiamo soltanto andare a controllare. Straordinario.
La sorgente divina è nel centro della città vecchia, sepolta sotto il ghiaccio. Quindi dobbiamo andare. Informerò la squadra di scavo e preparerò i trasporti. I nostri hanno incontrato gli immortali negli archivi. Non sarà facile, fratello. Il sacro cammino è impervio e accidentato. Gli uomini sanno a cosa vanno incontro. No. Ma sono pronti a combattere e morire per la causa. È ciò che ci serve da loro. Constantine, ora che siamo vicini alla fine... Abbiamo appena iniziato. Temo che la Trinità ci stia usando. Se non ti lasciasse ottenere la sorgente, dovremmo essere pronti... No! Devi avere fede. Non è la Trinità che mi ha scelto. Quando la sorgente sarà mia, non conteranno più nulla. Guiderò l'esercito immortale di Dio. E tu... tu vivrai. Trovare la Trinità, cerca un sentiero alternativo per salire sulla rupe. Stanno parlando e possiamo sentirli. Comunque abbiamo visto che anche Constantine ha trovato appunto dove si trova la città perduta di Kitesh. E questa cosa forse potrebbe veramente metterci nei guai e causare problemi. Speriamo appunto, adesso troviamo diciamo Jonah e poi speriamo di andare prima noi lì. Ok, ma sa che lì c'è qualcosa, Speriamo che faremo prima noi, perché sennò ci potrebbero essere veramente dei seri problemi. Quindi cerchiamo di trovarla prima noi. Il fatto è che loro diciamo che ci hanno già ostacolato per questo problema che hanno preso Jonah, quindi ovviamente noi stiamo andando a prendere Jonah. Spero che comunque non l'abbiano pensato. Cioè che abbiano trovato, segui i sentieri che salgono sulla montagna. Ok, volevo vedere qua, sì, ecco appunto, guarda. Cosa uso non sicuro? Il soggetto quando noi sono nei paraggi. Ma che ho fatto? Ma no, c'era un sacco che ci sono delle monetine, tipo. No, perché era una cosa troppo sospetta, dobbiamo andare a controllare. Dai. Fammelo fare. Ma ora non... Ah sì, eccolo. Non è giusto, raga, però, Tanto qui... No, ok. Uffi, ma non possiamo andare a prendere quelle robe, le cose, allora. Però questo lo possiamo prendere... Ah, no, non so. Allora, ho un'idea. Ok? Almeno più cose abbiamo, meglio è. Trovare la Trinità attraverso la foresta per raggiungere la base della Trinità. Può darsi che Jonah parlava di questa base della Trinità e che li ha osservati da lontano. Forse intenderò questa base? Non ho idea. Comunque forse possiamo approfittare di fare ciò. Merda! Sono idiota! Sono proprio idiota, ragazzi, cioè non c'è niente da fare, Dai! Ma hanno chiamato anche gli altri? Oh, sono idiota io, cioè, senza problemi. Proprio così. No, ok, qua dei funghi intanto, mi sa che erano comunque solo loro. Cioè, quando vedo qualcosa mi ricordo di farla. Quindi ok, e poi possiamo prendere i funghi, bene. Dove dobbiamo andare? Di là, ok. Ah, vedo anche del legno che prima non ci avevo fatto caso. Prendiamolo, che è sempre tutto buono. E anche lì vedo qualcosa che abbiamo appena utilizzato.
Ma qua si può passare. Ah sì, ok, no, qua dobbiamo andare, mi sa. Bene. Wow. Mi sa che se cadiamo qui è la fine, eh. Dico solo questo, ecco. Oh. Forse. Ok, sì. Qua. Merda. Ok, spero che non abbia chiamato i rinforzi ora. Se no, ecco, ci hanno visto, mannaggia là. Il casco mi sa che l'abbiamo tolto però, eh. Devo dire che sono molto concentrata. Ok. Oh no, chi è? Oh, ma questo fucile a pompa tu? Mannaggia, mannaggia. Devo sempre perdere della vita, eh. È più forte di me. Ok, però l'abbiamo riacquistata, diciamo. Meglio così, meglio così. Prendiamo il legno. Ok, qui vedo che forse... Ok, possiamo salire. A meno che siamo in alto, almeno possiamo magari vederli. Potremmo... Ah, no, ok. Dobbiamo andare qua. Fortunatamente ce ne sono pochi. Sì, sì. Lo sappiamo ormai e... Ecco qua. No. Potrebbero vederci, assolutamente. Spero che abbiano trovato un posto all'inizio. Comunque ha chiamato i rinforzi. L'abbiamo ucciso, ma forse... ha appunto detto che c'è qualcosa, ma non venite, ma come sanno che ci sono? Ok, devo assolutamente curarmi. Ok, comunque con quella bomba abbiamo risolto tutti i problemi. Sono morti praticamente di cattiveria, bene. Ce la stiamo cavando, non in modo stealth, assolutamente no. Però in qualche modo ce la stiamo cavando almeno. Comunque, volevo vedere anche di qua. Comunque c'è ancora qualcuno, perché Lara non la vedo tranquilla. Ok. Voglio vedere da tutte le parti in modo che siamo tranquilli. Ok, ci buttiamo di sotto. No, ok. Ma io di no. Ok, dico, non vedo. Ah, eccolo. No, incredibile. Incredibile! Non ci voglio credere. Non mi fa. Non provare a farmi perdere la vita che di meno. Ok. Qui niente, però qui c'è qualcosa. No, volevo dire qui. Oh, lì c'è qualcosa. Comunque c'è ancora qualcun altro. Non siamo ancora al sicuro. Non siamo ancora al sicuro. Ok, credo proprio che dobbiamo andare di qua. Ma attenzione, Lara, perché mi sa che c'è ancora qualcun altro. Però Anna deve essere vicina. Ok, oh, un segretuccio. Bene, bene. Ok, beh, comunque ragazzi, visto che... Oh, ma ci vedono?
Se ci vedono siamo fritte, eh? Dico solo questo. Ok, comunque, visto che abbiamo appunto trovato un accampamento, io direi che possiamo fermarci con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!